Onorevole, sono tante le battaglie che Fratelli d'Italia ha annunciato, dalla legge elettorale al reddito di cittadinanza, passando per l'immigrazione cosiddetta legale. Vuole parlarci un po' di tutti i punti focali? Restituire all'Italia centralità, questo è l'obiettivo principale che Fratelli d'Italia si è posto. Giorgia Meloni in questi anni ha interpretato un'opposizione patriottica, cioè ha messo al centro l'interesse nazionale in un ruolo che permette di dimostrarsi a disposizione della nazione pur non avendo ruoli di governo. Adesso la possibilità che gli italiani ci possono dare è quella di mostrare al governo di essere all'altezza di rilanciare la nostra nazione. Come? Con alcune priorità. Certamente la legge elettorale non è una priorità. Noi vorremmo però che fosse più facile per gli italiani scegliere chi li governa, senza inciuci di palazzo. Oggi abbiamo forze politiche che dicono che la loro speranza è di non avere un Parlamento che abbia una maggioranza chiara per poter rifare inciuci mettendosi d'accordo alle spalle degli italiani. Noi questo non lo vorremmo e quindi lavoreremo anche per avere in futuro una legge elettorale che consenta agli italiani di esprimere e di garantirsi degli eletti che rispondono ai loro interessi e non a quello delle segreterie dei partiti. Lavoreremo per il presidenzialismo, cioè l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, per evitare quello che è accaduto nell'ultima fase di questo quinquennio di legislatura, che ha visto un Presidente della Repubblica come Mattarella che è stato costretto, diciamo, a riproporsi perché il Parlamento non è riuscito a dare agli italiani un Presidente della Repubblica omogeneo con la loro volontà. Abbiamo altre priorità, quella di aiutare i deboli, aiutare i pensionati, gli invalidi civili, quelli che non possono lavorare, ma non con uno strumento come il reddito di cittadinanza, che invece di dare possibilità a giovani di lavorare gli dà un sussidio che non li mette in condizione di formarsi e di garantirsi un futuro. Per questo strumento va riformato, dando a chi non ha la possibilità di lavorare un sussidio e chi invece può lavorare un lavoro. L'altra questione è la questione dell'immigrazione. La questione dell'immigrazione è importante, noi siamo un popolo di emigranti, gente che è andata in altre nazioni a lavorare, rispettando culture, valori, tradizioni, facendo crescere le nazioni che ci ospitavano. In Italia illegalmente arrivano ogni giorno migliaia di immigrati che ovviamente arrivando illegalmente non hanno intenzione di rispettare le nostre leggi, le nostre regole e spesso sono ostaggio della criminalità organizzata. Anche su questo bisogna intervenire per dare garanzia di sicurezza agli italiani e per dare garanzia anche agli immigrati regolari di essere rispettati da tutti, perché non vengano immaginati come persone che vengono qui a delinquere, perché spesso accomunati a chi lo fa.